La situazione di Buca è sintomatica del caos che regna nel paese. Violenza, uccisioni, case incendiate, persone costrette continuamente a fuggire. I combattimenti tra i gruppi armati stanno assumendo caratteristiche intracomunitarie e settarie. Siamo tutti cittadini centroafricani. Siamo cresciuti andando nelle stesse scuole. Siamo stati bambini insieme. Medici Senza Frontiere cura i feriti, che siano civili o combattenti, a prescindere dalla loro fazione. I casi più gravi di Buca sono stati trasferiti all'ospedale di Batangafo, a 100 km di distanza. Tuttavia, l'equipe è preoccupata per le persone che sono fuggite dalla città e sono scomparse nella boscaglia. Ci siamo rifugiati nella boscaglia e abbiamo montato una piccola tenda per vivere accanto al fiume. Sono fuggita con la mia famiglia, siamo rimasti lì per 2 settimane prima di poter tornare al nostro villaggio. Un centrafricano su 10 ha abbandonato la propria casa per sfuggire alle violenze. Nella boscaglia non hanno riparo, zanzariere, acqua pulita, cibo o cure mediche. Molti di loro, in gran parte bambini, soffrono di malaria, diarrea e infezioni respiratorie causate dalle condizioni in cui vivono. Medici Senza Frontiere fornisce cure mediche a circa 400.000 persone, sempre che, nonostante i rischi per la sicurezza, sia possibile far arrivare gli aiuti nel paese. Vista l'entità dei bisogni in crescita costante, è urgente che sempre più organizzazioni umanitarie e agenzie dell'ONU si mettano in azione. Quando l'equipe di Medici Senza Frontiere è arrivata nelle Filippine, ha trovato una devastazione quasi senza precedenti. Per svariati giorni hanno avuto moltissime difficoltà a raggiungere le zone più colpite a causa delle condizioni climatiche avverse, degli aeroporti danneggiati e del flusso degli aiuti internazionali. L'equipe ha impiegato 6 giorni per arrivare a Tacloban. Hanno trovato case e infrastrutture distrutte, oltre a strade inagibili. Solo un ospedale su 15 nella zona era operativo e con capacità molto ridotte. Da allora le equipe sono riuscite ad allestire progetti a Leyte, Panay e Samar, alcune delle isole più colpite. 3 settimane dopo il tifone, più di 200 membri del personale di Medici Senza Frontiere erano già operativi sul territorio, assieme a centinaia di colleghi filippini. Le cliniche mobili permettono all'equipe di assistere le popolazioni più isolate, mentre i progetti per l'acqua e i servizi igienici, uniti alla distribuzione dei kit per l'igiene, aiutano a contenere la diffusione delle malattie e sostengono le famiglie che hanno perso tutto nel tifone. È un grande aiuto perché non abbiamo soldi, non possiamo comprare nulla. Ci danno tutto, a noi e ai nostri bambini. È un aiuto di cui abbiamo tanto bisogno. Medici Senza Frontiere gestisce anche 5 ospedali, mentre le strutture sanitarie danneggiate dal tifone vengono riparate. A Tanawan, Medici Senza Frontiere ha allestito un reparto materno-infantile in 2 tende gonfiabili. La città è stata spazzata via quasi del tutto dal tifone e dallo tsunami che hanno colpito nello stesso momento. Abbiamo iniziato a lavorare più in fretta possibile. Ci siamo sistemati nel municipio che vedete dietro di me, ma il tetto è stato divelto ed entra la pioggia. Oggi ci siamo trasferiti in queste tende di MSF che sono quasi finite. Un'enorme differenza per le nostre condizioni di lavoro. Le equipe hanno installato un ospedale gonfiabile a Tacloban, vicinissimo al Bethany Hospital, le cui sale operatorie sono state riparate e sono di nuovo in funzione. Più di 30 pazienti al giorno ricevono assistenza nel pronto soccorso. Le equipe trattano soprattutto ferite infette, infezioni respiratorie e malati cronici che non hanno accesso alle cure. Medici Senza Frontiere teme inoltre un possibile aumento dei casi di tetano. Anche le donne incinte vengono assistite. Romy è il primo bambino dell'ospedale. È nato la notte del 26 novembre. Nel 2001, Medici Senza Frontiere ha avviato un progetto per il trattamento dell'HIV-AIDS in Malawi. 13 anni dopo, Medici Senza Frontiere e il Ministero della Salute assistono più di 35.000 pazienti nel distretto di Chirazulu. Per fornire trattamenti di qualità in un paese gravemente colpito dalla pandemia e dalla carenza di personale medico, le equipe hanno avviato una procedura per decentralizzare le cure dagli ospedali distrettuali ai centri sanitari locali.
I primi passi sono stati la semplificazione delle procedure, la trasmissione delle competenze tra equip mediche e la riduzione della frequenza delle visite per i pazienti stabili. Molti erano preoccupati per la distribuzione di antiretrovirali, ma MSF ha dimostrato che può essere gestita anche dalle persone con poche conoscenze mediche. L'HIV non è niente di straordinario. MSF lo ha dimostrato. Ha dimostrato al mondo che è possibile delegare alcune attività. Ora, a Cidrazzulu, gli infermieri possono somministrare gli antiretrovirali ai pazienti e sono in grado di seguirli. Anche quelli che in tutta la loro vita non hanno mai visto un medico vengono seguiti dagli infermieri. Grazie alle recenti innovazioni, ora numerosi esami di laboratorio sono disponibili nei centri sanitari locali. È il caso dell'esame per determinare la carica virale, ad esempio, che identifica i pazienti le cui cure non stanno funzionando. Questi strumenti danno risultati in fretta e aiutano le equip a calibrare meglio i trattamenti. È da febbraio che non mi sento bene. Mal di testa, febbre, mal di stomaco. Così mi hanno fatto l'esame della carica virale. Prendevo le medicine da qualche anno e non mi aspettavo di avere una carica virale così elevata. Ho seguito la terapia per 3 mesi, poi ho ripetuto l'esame. Mi hanno detto che la carica era diminuita rispetto alla prima volta. Ero molto felice, dopo il primo test infatti avevo perso la speranza. Queste procedure consentono all'equipe di curare 35.000 pazienti solo nel distretto di Cidrazzulu. Nel frattempo il Ministero della Sanità nel Malawi ha avviato programmi per l'HIV in altre regioni. L'obiettivo di Medici Senza Frontiere non è quello di sostituirsi al governo. Dato che il progetto si è rivelato efficace, le equip di Medici Senza Frontiere continuano a semplificare e a decentralizzare i trattamenti in collaborazione con il Ministero della Salute per trasferirgli progressivamente le proprie attività. Numerosi rifugiati siriani vivono tra la popolazione locale giordana, in particolare qui a Irbid. A metà ottobre, Medici Senza Frontiere ha attivato un reparto di maternità in collaborazione con il Ministero della Salute, perché le strutture sanitarie giordane non riescono a gestire l'enorme flusso di pazienti. Inoltre, i rifugiati che non sono registrati con le Nazioni Unite non possono accedere alle cure gratuite e ciò crea gravi problemi a queste famiglie. Si sono distribuiti in tutta Irbid, ma si tratta di un distretto grande con tanti piccoli villaggi, quindi i rifugiati non sono tutti nella città principale. E questo è il problema. Hanno difficoltà a venire qui, non hanno mezzi di trasporto, non sanno che ci siamo. Quando raggiungono un ospedale non ricevono assistenza, ma si sentono dire o pagate o ve ne andate. Nella clinica di Medici Senza Frontiere, i rifugiati hanno accesso al reparto maternità e alle cure prenatali. A breve aprirà anche un reparto pediatrico. Quest'uomo ha lasciato Dera con la moglie incinta. A dire il vero, sono venuto qui solo perché mia moglie è incinta. Come sapete, non è rimasto molto in Siria. Nessuna assistenza medica, nessun medico. Ho sentito parlare di un'organizzazione che si chiama MSF. Fornisce assistenza medica ai siriani qui. I servizi ai dottori sono molto buoni. Più di 50 donne hanno già partorito nella clinica e ogni giorno ne arrivano 20 o più per farsi visitare. Questo numero è destinato a crescere in fretta, poiché Medici Senza Frontiere continua a informare le comunità locali e le strutture sanitarie dell'esistenza di questa clinica. Momen attende davanti alla clinica post-operatoria di Medici Senza Frontiere per una visita con il fisioterapista. Era stato ricoverato nel gennaio 2013 per via di ustioni gravi e ora segue qui le terapie giornaliere. Siamo l'unica clinica a fornire trattamenti post-operatori ai pazienti ustionati. Offriamo medicazioni per le ferite, fisioterapia e cure mediche per questo tipo di traumi. Abdelhamid, fisioterapista, inizia massaggiando la pelle cicatrizzata di Momen, in modo che rimanga elastica e non si ritragga. Poi seguono gli esercizi che lo aiutano a riacquistare il tono muscolare. Le terapie post-operatorie aiutano i nostri pazienti a recuperare l'uso completo degli arti e a riprendere le attività di tutti i giorni.
A gennaio del 2013, Momen era sul suo tetto e stava riempiendo il generatore quando all'improvviso ha preso fuoco. Dopo aver riportato ustioni sul 65% del corpo, è rimasto in coma per più di 2 mesi e ha subito circa 10 interventi. Quando è arrivato in clinica non riusciva a camminare. Ora sta facendo buoni progressi e, secondo il fisioterapista, dovrebbe concludere il ciclo di sessioni in primavera.